Bentornati amici e benvenuti di nuovo assieme sul canale del Pretone. Torniamo con un nuovo episodio su Total War Warhammer 3. Allora, dopo tutta questa mega presentazione enfatizzata, andiamo a muovere le nostre truppe, amici. Allora, torniamo da Zarina che stava procedendo a gambe levate verso il bersaglio, amici, eh. Forse riusciamo a portarci a casa una seconda anima e riusciamo ad uscire da questo inferno in cui siamo rinchiusi da parecchio tempo ormai. Tu so che vuoi andare là perché ti vuoi andare a incontrare con il tuo compare, vero? Ma io non te lo permetterò questo. Sto muovendo tutti i truppi contro quell'infamone. Sono costretto purtroppo. Andiamo qua. C'è il nanetto che non ci dà fastidio, anzi ci dovrebbe dare una mano. Ci abbiamo da costruire? No. Qua c'è in costruzione, qua anche un turno per il quorum commerciale, più 200 di introiti. Una macina è sotto assedio. Ci abbiamo provato così, ma abbiamo visto che andiamo a magicamente prendere schiaffi come se non ci fosse un domani. De poco poi, ragazzi, de poco dopo poco veramente. Di poco veramente. Se al posto di questi ci avessimo avuto questi, gli avremmo rotto il culo, gli avremmo veramente spaccato le chiappette, amici. Porco Giuda. Vabbè, passiamo il turno perché tanto potenzialmente non a posto a Wurtbart. Due cossari e un cossaro con lance. Permette di una situazione di un'area di diventa un costoso fuori da un territorio sicuro. Velocità di reintegramento e più, diciamo che ci fanno comodo reintegrarli. Manfred, sei una testa di cazzo, te lo posso dire. Non c'ho, guarda con che esercito si è presentato quest'altro. Ma io sempre perché c'ho poche unità, eh. Tiè, boh, me l'ha dilaniata. Che palle, haute couture, ecco, mi mancava pure l'haute couture, ragazzi. Una commerciante di tessuti di rilevante posizione al suo banchetto, che offre indumenti cuciti così maggiestamente da essere come una seconda pelle. Tutti coloro che li indossano vengono consumati dal narcisismo e sono destinati ad ammirare per sempre il proprio riflesso, riprendendosi come se di alto dovere. Per te di molti altri sono in fila davanti alla porta. Corruzione di Slaanesh più 5, tanto perché non sapevamo che fare, no? Non avevamo già troppi di problemi all'interno del nostro impero. Non ne avevamo già troppi, capito? Guerra dichiarata, vabbè, questi per. Scusa, nessuno che mi prende di mira il buon Manfred von Karstein. Al nord ci sono un sacco di terreni. Guarda, questi tanto rompono il Kaiser, pure questi, non ci si crede. Non ci si crede a questo, ma pure questo è venuto qua a rompere. Allora, mi serve qualcuno che mi venga a dare una mano. Sì. E stanno peggio di noi. Facciamo intanto Zarina, la facciamo avvicinare, così al prossimo turno possiamo andare a dare le totò. Ragazzi, non riesco a raggiungere quello, ci credete? Non lo riesco a raggiungere. Mi sono pure sbagliato perché volevo mettere la camminata reintegrata e mi sono scordato di metterci. Questo non c'ha grandi difficoltà, immagino, ad affrontare questo esercito, vero? Immagino. Grizzguz, detto Uz.
Ho sottovalutato Manfred, non pensavo che mi avrebbe attaccato così presto, vi dico la verità. E invece il buon Manfred ci ha fatto vedere subito di che pasta è fatto. Dice che abbiamo delle missioni per conto del nostro amiciccio, non ho capito, scusate, incarico. Matteo sapeva che tanto c'è. Ah, però adesso andiamo a fare una vittoria pirrica, amici. Non so perché, ma riusciamo a fare una vittoria pirrica. The Motherland never falters. Non so come, vi dico la verità, ma riusciamo God ad ottenere una made vittoria pirrica contro due the eserciti di people. Tzinch, tra cui Kairos in persona. Non so come, ma siamo riusciti ad ottenere una vittoria. E beh, mentre giustamente arriva lui che ci fa vedere, no? Che è. Courage flows in our Fortuna che abbiamo gli veins. eserciti Cheer cazzuti. I focolai di Nargol si sono confederati con la stirpe di Maggot, stendardo di ossa lisce. Il nemico ucciso in battaglia. Il verdetto è la morte. Spada della discordia. Buona. il toro. Interrotto, incursione, allevamento di cavalli e così via. Allora, scusate un secondo. The Motherland, The Mother Patria. Oh, eccoci allo scontro. Siamo ancora pochi. Dobbiamo attendere un po', un altro turno e abbiamo la stacca completa di nuovo. Allora, poi scendiamo, continuiamo qua. Guarda, ma tanto ci prende. Ma che davvero è spuntata qua? Non ci posso credere. Vabbè, la possiamo chiudere con Yuri però, eh? La possiamo andare a chiudere in tempi rapidissimi con Yuri. Sperando che non ce ne sia aperta un'altra, ecco per l'appunto. Che però posso andare a chiudere comunque con Yuri sempre, eh? Ah, ma ci sono cicciate completamente dentro le nostre regioni. Proprio hanno detto guarda guarda facciamo un bello scherzetto simpatico. Devo venire qua e devo venire qua perché vi voglio mandare via, vi voglio mandare via. Ma introiti generati 100, scorte crescita 30, può fornire, no, no, non può fornire, fornisce guarnigione. Allora, ci conviene fare questo, e tanto ci conviene fare pure quest'altro, quindi fortunatamente i soldi non ci mancano in questo momento, a differenza dei turni passati dove ci servivano. Ah, si trovano anche loro nel regno, sono venuti anche loro nell'interregno per tentare la cattura di un'anima. Ce la dobbiamo fare, amici, ce la dobbiamo fare e ce la facciamo. Buah, e ci prendiamo la seconda anima. Shadows is a shadow no more. With his curse broken, he can pursue his burning desire to enact revenge and dominate the world. And dominate the world. Tratto rimosso, fetore eterno. Il fetore è così discusso. Il un po' proibito dal segno di Nurgol. Ha trascorso la bandiera del signore della peste. Oggetto incantato. Abbiamo un oggetto incantato più forte? No. O forse sì, ma c'è la nostra cara
E vina beba ciucca. Abilità, diamogli l'abilità, diamogli l'abilità, diamogli l'abilità. Allora, qua che ci abbiamo, qualche armata di allerta, fetore di fervente, corruzione, condottiero, disciplina. Gift from Kislev's great gods. No, scusate, sono sempre io. Abbiamo preso una seconda anima. Desiderio del sazio, crescita, controllo, corruzione, intraditamente. Oh, vedi? Così ci piace. La seconda anima. Bene, abbiamo un'altra anima. Ora è intrappolata nel tomo del destino. Sarebbe più semplice se potessimo raccogliere l'essenza di un demone qualsiasi. Ma una vera anima può provenire solamente da chi ha origini mortali. È per questo che cerchiamo i principi demoni. La materia che compone la loro anima, per quanto sia corrotta, proviene da una creatura che un tempo era mortale. Quindi, per riuscire in questa impresa, dobbiamo dare la caccia ad altri due principi demoniaci. Ma non lo sapevamo. È una cosa nuova. Ah, mo che è arrivata la zarina. Mo so cazzi vostra, come si dice in Francia. Ah, intanto andiamo a schiaffeggiare il buon Manfred Vorkastein. Intanto andiamo a schiaffeggiare il buon Manfred Vorkastein, così gli facciamo un attimino capire che non ci deve rompere i sacrosanti Zebedei. Visto che si permette anche di venire a romperci per l'appunto i sacrosanti e immensi Zebedei. Raga, non ce la faccio a venirti a menare, guarda, fa un po' vedere come velina qua. Ah, qua ce la faccio a venire. Quanto ti prendo a 70? Muori. Tanto cominciamo a resistere a mettere in chiaro le cose. Cominciamo un attimino a rimettere in chiaro tutte le cose, amici, eh? Manfred, dove stai? Manfred, dove sei? Ti devo venire a prendere a calci nel chiurlo? Chiudi la venditura. Dopodiché vieni qua che ti chiude quest'altra. Ah, me l'hanno chiusa qua. Ah, l'hanno chiusa. Perfetto. Perfetto, l'hanno chiusa. Ottimo, 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 ottimo. Poi ce n'è qualcuna intorno. Cinch qua. Nurgol questo, giusto? No, corne questo. Andiamo a fottere quel balurdo qua. Guarda un po', questo mi sa che sono anni che sta qua fermo, vero? Mi sa un pochino di tempo che ci sta, sì. Qua dovrei fare, amici? Perché cresce poco. Mi cresce poco, ragazzi. Quindi dovrei. Sai che faccio? Ti butto giù questo e ti costruisco una fattoria che ti faccia crescere, amico. Ti piace? Passiamo il turno. Missione completata, libera la corte di ghiaccio, vedete, scultura, indottino, disciplina, controllo della corte, vedete la forma tesoria per 1000, ammazza tutto sto casino per 1000. Abbiamo cercato, un attimino, vedete le pance donanti, sono questi? Eccole qua, le pance donanti, vedete? Stanno qua giù, quindi teoricamente parlando per arrivare da noi ci hanno parecchia strada da fare, quindi non sarà proprio facilissimo per loro. Quindi non dovrebbero romperci le scatole, perlomeno a breve termine. La demolizione completata, vediamo se possiamo
andare a costruire, amici, come avevamo detto, crescita più 30, gilda dei custodi del grasso animale. Ma immagino com'è. Certo, non sarebbe mica male, la gilda, campamento tribale, quartiere degli Ungoli. Bivacco, acquartieramento e consolato, sale degli orafi, cresce costi di costruzione, cose di tutta la fazione, costi di... Vabbè, ok, cazzo però. Costi di... beh, però pure questo mica è male, eh. Si potrebbero fare tutte e due, teoricamente parlando, forse ci conviene fare prima questo. E come si sviluppa fare la seconda costruzione. Allora, andiamo a togliere la nostra zarina. Intanto, questo è ritornato qua. No, qua devi uccidere. No, no, mi sono sbagliato. No, scusa. Fermo, fermo, fermo. Tocca a te, vai. Pensaci tu. Pensaci tu, Evelina Shevchenko. Cugina del famoso Henry Shevchenko. Qua c'è un altro. Ah, ma siete dei puzzoni diabolici allora. Manfred! Dove sei, Manfred? Tanto ormai hai fatto incazzare la regina, quindi la regina verrà giù e ti romperà il sacrosanto piurlo. Perché così imparerai la prossima volta a rompere le scatole al can che dorme. Tocca pure a voi, mo, non vi preoccupate, che mo va venga a passare la sveglia. Va venga a passare, sì. Infamoni. Maiden of the Frosts. Là devi andare. Yuri! Yuri! Dai, va, siamo quasi arrivati, da Manfred. Siamo quasi arrivati da Manfredino. Allora, Yuri, tutto l'anno. Ferisci, ma quale ferisci? Uccidilo! Mo' torna qua, Yuri. Dobbiamo andare a chiudere. Dobbiamo andare a chiudere. No, l'avevamo già chiuso. Vabbè, noi chiudiamo tutti quelli che ci stanno intorno perché ci danno fastidio e quindi li volevamo chiusi, fondamentalmente. Allora, le nostre città hanno preso a costruire. Ottimo, guarda qua, si è aperto tutto qua. Karak Vlag, dove stai Karak Vlag? Eccola. Allora, possiamo andare a fare innanzitutto con 6 cucuzze e me coglioni, come dicono in Francia. Ok, ah, qua con due botte ci partono qualcosa come la bellezza di 14 cucuzze. Ci partono la bellezza di leopardo, cavallo a orsi da guerra e orso elementale. Guardia di ghiacci, spade. Che cosa ci facciamo? Questa è una scelta un po' particolare, ragazzi. Allora, tanto buttiamoci questo, buttiamoci questo. Poi qua possiamo fare 1 e 2, ci conviene far così per forza. Abbiamo dato una mazzata alle nostre entrate, una mazzata tra le altre cose anche abbastanza pesante. Ma proprio siamo riusciti ad assicurare. Qua possiamo andare a fare dei barilotti, amici. Io proporrei dei barilotti per tutti. E abbiamo fatto tutto, penso che abbiamo messo tutte le costruzioni in corso. Ok, perfetto. Potenziamento di un avamposto. Ci abbiamo da fare anche una ricerca. Abbiamo fatto una passa continua del che continua combattendo il caos più 10. Coltivetta proprio 10 di orsi, entrati di edifici commerciali più 100%. Furia proprietà di cavalli orsi da guerra, interdizione dell'ortodonzia, dell'ortosia. Io ce la faccio con questa cosa dell'ortodonzia. Sto
Son fissa sto. Facciamo gli opini norsmanni, va. Your Tsarina looks after you. Che cosa? Perché? Non l'ho capito quello che mi ha detto, però. Sti primi turni sono un turno, sono diciamo dei turni molto. Cussa la grossa protuberanza, ragazzi. C'hanno dei nomi assurdi. Tanto andiamo a tirare perché questa cosa io non l'ho capita. Perché questa è venuta ad assediarmi con il suo esercitone ignorantone. Certo, a fare queste ci sarebbe un'antifanteria abbastanza. Lo facciamo scendere perché dobbiamo andare a picchiare Manfred, ma picchiarlo in modo molto violento. Maiden of the Frost. They will fear. Sì, mi sono sbagliato io perché c'aveva il ritorno. I nostri figli possono essere i nostri presidenti di una viale della provincia. Eh sì, un pochetto ne devo togliere, amici, perché penso di avercene. Penso di avere un po' di problemi, non ci arriviamo con Evelina. Piotr, lo stiamo portando verso l'alto. Yuri. C'è un gradino. Sferzata, folata, eh? Evasione, va. Che mi sembra cosa buona e giusta. Andiamo a rompere le scatole un po' a queste unità qua, va. Nel frattempo che facciamo il nostro dovere, vedete come è aumentata già? Vedete come già è aumentata la crescita, anche abbastanza velocemente, fortunatamente tra le altre cose. No, al momento no, perché ho... stavolta sei venuto con questi corazzati, eh? Sì. Ingresso nel regno dello stregone. La frazione di Tegi Slash ha utilizzato la magia arcana per entrare. Non ci arrivo a botta secca, purtroppo. Purtroppo. Surplus, funzionalmente nel mondo. Io non so che devo fare. Winter's bite. My power grows. My power grows. A botta secca comunque non ci arriviamo, ossia. My decision is law. Governor of Kislev's lands. Ci arriviamo a botta secca, amici. Boom, gliela portiamo via, subito. E andiamo subito a prenderci un territorio che sarà abbastanza conteso, amici. Perché come vedete siamo circondati. Veterano sfregiato, salute. Per
presenza leader per la sgrada che mi cerca di controllare più uno. Tempo di rinforzi del nemico più 25, ottimo. Ottima come cosa. Adesso un attimino, perché dobbiamo, allora, facciamoci un turno con questa, con queste unità in meno, in modo da recuperare più soldi velocemente. Yuri l'abbiamo spostato qua, non può fare altro. Nelle costruzioni è tutto in lavorazione. Al terzo livello ci sblocca questo, che non è proprio il massimo, però tra averlo e non averlo è meglio averceli. Poi qua stanno finendo, qua idem, per non dire qua. Eben von Liebwitz, che vuole? Va bene, per me va bene. Sei tu che sei venuto a venire un altro. I nani si muovono contro Manfred. Ci hanno messo un po' a capirlo, ma poco poco proprio. Che sei in balordo, Manfred. Ma tu ormai te venga a rompere, Manfred. Ormai è mai stuzzicato. Ormai mi hai stuzzicato, Manfred. Speriamo che si riesca a dare la mano in qualche modo. Anche se non credo. Yuri l'abbiamo mosso. Piotr l'abbiamo mosso perché ha preso la cittadina in alto. Qua sembrerebbero che non si stiano muovendo, speriamo per il momento. Nel frattempo facciamo, come abbiamo detto, ricicciare lui. Ok, allora ho un po' di costruzioni da fare, amici. Buono, buono, perché ci abbassa il costo di tutto. Questi a Igerov sono arrivati e avevano già fatto i danni, ragazzi, è una cosa incredibile. Come riescono a smontare i quartier adesso? Qua portiamo su altri soldi, che è quello che sono la cosa che ci serve di più in questo momento. Un decreto disponibile, potere della chiesa, corruzione, possibilmente bonus grado, entrate derivanti, capacità di movimento, facciamo questo, va, ci andiamo a prendere un po' di soldini. Andiamo a prendere un po' di soldini. Qua non è che c'è. Questo che cos'è? Bomba di peste, bomba di grado più duro, sono 5 assicuramento. Facciamo quello momentaneamente. Qua abbiamo ammazzato i soldi. Ok, anche qua. Qua non possiamo. Pietra pira d'inverno e craca d'Orden. All'interno della montagna, poi. Yuri? Yuri, devo venire a chiudere questo. Ma no, ho fermato. Ho ferito un nano. Ma vedi che sto puntatore, raga, non pia bene. Sono ferito il nano, raga, questi mo si incazzano. March onward.
Ma si incazzano, regalo. Se incazzano come delle bisce, ragazzi, ho fatto una cazzata. Allora, è una cosa incredibile comunque, ragazzi, c'è puntatore sugli eroi nemici, non... Vedete, non, a volte sembra che non funzioni. Ah, l'eresia! E vedi? Let the frost empower us. Ah già, perché te mo dice nessuno di questi. Togli questa. Frozen gifts of winter. Power. Ok. Perfetto, questo abbiamo messo qua. Ora andiamo a vedere le nostre strutture. Ci serve una crescitina. Caracungor dove sta? Caracungor sta qua. Kazidirkulaz. Carizzo non possiamo fare tantissimo, quindi passiamo il turno. No, che c'è qua? Aspetta, vediamo un attimino perché Manfred non può arrivare ad attaccarci. Loro nemmeno. Questo qua sì. Attabile quando si combatte una battaglia. Vai. Perfetto, adesso possiamo passare il turno. Controllo più uno, ottimo, borsa di studio. Subito dobbiamo toglierceli. Subitissimo. Ma siamo costretti, amici, non possiamo fare altrimenti. Dobbiamo obbligatoriamente farlo. Allora, mantenimento. Vabbè, ormai l'ho fatto. With this, my rule is absolute. Coordinazione militare, ok. Giusto, ci sei anche te. Allora, tempesta di neve. Yatamani. Agente del Kislev può essere generoso e accogliente, specialmente se gli ospiti hanno voglia di bere con loro. Eppure, ci sono persone che vengono accolte con sospetto, persone alle quali non viene offerto da bere e che, secondo alcune voci, sono legate al lato oscuro. I rifugiati stanno arrivando, come dovrebbe comportarsi la mano? È un benvenuto Kislevita. Mettiamolo un po' là. Allora, abbiamo anche Yuri con un grado superato, ulteriore 10% o meno. Mi sono sbagliato, prima l'ho fatto con i nani, ragazzi, non volevo farlo con i nani, però purtroppo non era partito, quindi ma quanto ti puoi spostare ancora? Scusa, ma ti vengo anche a schiacciare. Mi vengo anche a mettere le mani addosso. Voglio vedere i strezzi all'opera. Signor sì, signore. Ah, sono qui, voglio vedere. Non li ho mai visti direttamente all'opera.
Beh, danni ne fanno parecchi però, eh. Stanno difesa a corpo attacco, metti questo così abbasso le difese. Me le prendo più io così ti gonfio. Mi venga a gonfiare. Stavo massacrando a frecciate. È arrivato l'orso da dietro. No, questi non cedono. La serie barcollano ma non mollano. Tutti a mano, tutti a mano. Veramente fuoco come se non ci fosse un domani. Bom 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 bom, dato giù il mostrone infamone. Era un esercito poca roba messo là solo per disturbarci. Non pensare che non lo sapevamo. Non pensare che non avevamo capito la tua tattica. Strelzi, strelzi. Costi di tua presenza, logoramento fervente. Abbassiamo un po' i costi di reclutamento. Ok, mi dice Salvatore Gens, Onno von Senkehoff e Stefan Jäger. Noi continuiamo la nostra calata al... Fear me. I'll obtain exquisite trophies. Frost maiden. Eh sì, cara la mia Evelina. Cara la mia Evelina. Facciamo aumentare ulteriormente le entrate. Sto venendo, Manfred. Abbiamo qua uno, oddio, certo che mi piacerebbe fare un po' di strelsi, però ci andiamo a giocare troppi soldi, amici. È di nemico dannato. Oddio, ma su che sta? Una ragosta gigante, che è? Non si capisce. Ma solo una costruzione da fare, anzi due. Kazid Irkulaz, sempre. Kazid Irkulaz sta su un incrocio, amici. Quindi io per non sapere... E per forza questo non posso fare altrimenti, amici.
passiamo il turno e se non succede nulla di particolare ci salutiamo. Ostinata regalità, durante i pattugliamenti di routine i nostri lancieri hanno trovato una giovane duchessa imperiale che giaceva in fin di vita nell'Oblast. A quanto pare da mesi era in cammino verso Kislev, decisa di dimostrare la propria forza d'animo alla famiglia che non credeva in lei. Cosa già l'avevamo affrontata una questa del genere. È riuscita ad arrivare lontano, ma alla fine dei tempi hanno avuto la meglio. Abbiamo un messaggio. Oh, possiamo fare una nuova ricerca, sbocchiamola subito, amici. Ci può essere utile per andare a togliere un po' di impicci. Allora niente, amici, come detto ci fermiamo qua. Io come al solito vi ringrazio per il supporto che mi date, spero che la serie vi stia piacendo, la sto portando avanti un episodio massimo due alla settimana come potete vedere. E niente amici, grazie mille e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao Predoni!